centro-sinistra ha condannato ai 56 euro al mese, che come qualcuno dice, magari 50 euro al mese, scusate, 240 euro all'anno. Qual era la differenza? Era una differenza economica a distanza di anni, con uno strumento che anche voi oggi andate a recuperare e al quale assegnate quindi comunque la validità, seppur con qualche anno di ritardo. Ecco, io non penso che possiamo permetterci di discutere a fronte di tante persone in difficoltà soltanto guardando questo problema da un punto di vista ideologico. Io penso che dobbiamo, essendo classe dirigente di questo Paese, fare un provvedimento giusto, ma soprattutto recuperare le risorse per finanziarlo. Grazie. A titolo personale, deputato Fratoianni. Prego. Grazie Presidente. Solo per dire questo, si può naturalmente cambiare idea nella vita, è del tutto legittimo. Talvolta però occorrerebbe un po' di sobrietà nel modo con cui lo si comunica pubblicamente, perché ho ascoltato qui alcuni interventi, non ultimo quello dell'onorevole Titti Di Salvo, che richiama l'Aula a studiare, sempre molto importante. Occorrerebbe forse cominciare a studiare quel che si è detto e fatto nella propria vita politica, anche recentemente, perché vede, il 14 ottobre del 2013 Sinistra Ecologia e Libertà depositò in quest'Aula una proposta di legge, istituzione del reddito minimo garantito, prima firma Gennaro Migliore, seconda firma Titti Di Salvo, che qualche mese dopo, intervenendo in quest'Aula per sostenere una mozione parlamentare, poi passata con i voti di SEL, del 5 Stelle, di parte del PD, sul reddito minimo garantito, diceva ci vuole Grazie. Uno strumento di inclusione universalistico che sappia Grazie, rispondere onorevole. Anche alla precarietà di un'intera generazione. Grazie, ecco, onorevole la sobrietà Fratoianni. Sarebbe cosa di buon gusto. Grazie, onorevole Fratoianni. Onorevole Scotto. Entusiasmo, però bisogna far parlare il collega Scotto. Onorevole Scotto sta suscitando l'entusiasmo prima ancora di parlare. Colleghi, fatelo parlare. Oh. Colleghi, onorevole Di Salvo, facciamo parlare. Una forza di interposizione. Allora, colleghi, onorevole Di Salvo, mi scusi. Allora, bisogna che facciate parlare l'onorevole Scotto. Facciamo così. Siccome, come ha detto il collega Fratoianni, c'è una proposta approvata dal Parlamento a maggioranza, una mozione parlamentare che si